Non solo è dovuta alla guerra sola. Con la scienza e l'intelligenza, non con la pazienza. Allora Stefano, poi torniamo a Letizia Guerri, perché appunto voglio sentire anche un parere suo su quello che ha detto Valerio. Sì, insomma, le sanzioni, io mi concentrerei un po' sull'Umbria. Dalle notizie dei giornali, le sanzioni colpiscono a oggi le 382.000 famiglie umbre, con un peso di 883 euro l'anno in più, cioè per l'acquisto sostanzialmente dell'energia e per gli alimentari, le famiglie umbre spenderanno 883 euro in più. Questo significa, sempre ad oggi, perché poi la situazione, lo scenario internazionale cambierà sicuramente, abbiamo una perdita sul PIL dell'1,9%, mentre in Italia è dell'1,8%. Ad aprile l'inflazione era del 6,4% in Umbria. Sappiamo che alcune zone regionali umbre hanno un'inflazione più alta, come per esempio la città di Perugia, che naviga quasi al 7%. In questo quadro la Caritas diocesana ci dice che in Umbria sono a rischio povertà un umbro su 10. Che non è poco. È il 10%. Funziona. Queste le cause derivano da un lavoro che è povero, cioè è povero non soltanto chi non ha il lavoro, ma anche chi ha il lavoro, ma è un lavoro sottopagato, con bassi salari, bassi stipendi e lavori precari, che è la precarietà che incide moltissimo sulla povertà del lavoro. C'è una condizione abitativa in degrado, questo è sempre la Caritas lo dice, e la povertà economica è sempre più abbinata a una bassa scolarità. Cioè ci troviamo di fronte a dei dati strutturali aggravati dalla congiuntura economica. È venuto fuori in questi giorni attraverso la Fondazione Di Vittorio che i salari italiani sono meno 10.700 euro rispetto alla Francia e meno 15.000 euro rispetto alla Germania. E un altro dato che io penso offro qui ai nostri amministratori a livello locale e a livello regionale: l'evasione fiscale in Umbria è certificata annualmente a 1.750 milioni, cioè quasi 2 miliardi in questa piccola regione, chiaro? Allora, a questo mi serve anche per dire che è inutile che stiamo a girare intorno a tante questioni, reddito di cittadinanza, alla campagna contro, mentre c'è, nessuno parla dell'evasione fiscale, e che c'è nella nostra regione, chiaro? Non è che parliamo di altre cose. E poi io dicevo, c'è un'altra ricerca della Lega delle Cooperative in cui ci dice che 4 italiani su 10 ridurranno i consumi. E voi capite che è una vicenda che determina il calo dei consumi, determina significa meno domanda interna, significa che la produzione non trova il consumo e inevitabilmente determinerà delle situazioni negative sui livelli occupazionali. Ma quello che volevo dire è che qui siamo di fronte, anche la piccola Umbria si dovrà fronteggiare una delle questioni che a me sembra poco discussa, e cioè che la BCE con la presidente Lagarde ha deciso di non acquistare più i titoli di Stato, cioè il debito pubblico.
dell'Italia e degli altri paesi, ma in particolare, dato il livello del debito pubblico italiano, è evidente che ci troveremo di fronte non solo alle sanzioni che hanno determinato l'aumento vertiginoso dell'energia e dei beni alimentari, ma ulteriormente c'è una difficoltà sul debito pubblico. Dopodiché, su queste sanzioni che abbiamo fatto alla Russia, io penso che una riflessione bisognerà farla, no? Perché la propaganda ci aveva detto che entro 15 giorni la Russia andava in default, cioè falliva, non era in grado di pagare, certo, i suoi titoli di Stato. E questo non succede. Succede che invece il rublo è la moneta che più si è apprezzata al maggio nel mondo, al maggio del 22, e che la borsa di Mosca, dopo la perdita iniziale, adesso c'ha più 4%, mentre Milano c'ha meno 5%, e con tutte le borse. Cioè, insomma, allora bisognerà capire... le sanzioni ci hanno fatta noi. Beh, appunto, giornalisticamente gli effetti delle sanzioni paradossalmente ne sentiamo moltissimo rispetto anche a lui. Di qua, molto meno gli Stati Uniti, molto meno io credo che c'è una debolezza dell'Europa rispetto anche alla sua capacità autonoma di intervenire, di capire che la guerra nel suo continente, come diceva prima l'assessore, la guerra nel suo continente ha fatto pochissimo per evitarla e non è in grado di svolgere un ruolo adesso significativo, tant'è che bisogna andare da Erdogan a discutere di come si fa, la pace, e sembra che il Vaticano si sta muovendo, si è sempre mosso, ma adesso sembra che insomma anche la Russia guarda con attenzione la possibilità della mediazione del Vaticano, che io auspico, visto che c'è un'Europa che non è in grado politicamente di svolgere un'azione significativa. Questo rimarrebbe negli annali storici, studieranno quelli che verranno dopo di noi, sarebbe una cosa clamorosa che la